Benvenuto per Next 3 e Next 5. Di fatto questi due prodotti sono i prodotti con cui Sony entra nel mondo delle camere compatte con obiettivi intercambiabili. Next 3 e Next 5 infatti sono i due modelli che hanno come obiettivo quello di garantire da un lato la compattezza, la possibilità di avere un corpo compatto, circa il 40% più compatto di una DSLR, e la possibilità di avere ottiche intercambiabili e quindi avere una professionalità, una qualità di immagine di una rete. Potrei parlare per ore di questi due prodotti, tuttavia vorrei focalizzarmi su quelle che sono le caratteristiche chiave. Prima di tutto, a chi si rivolge qual è il target di Next 3 e Next 5? Il target è quello di un consumatore che è interessato a un corpo compatto, una fotocamera compatta, quindi la portabilità di una fotocamera compatta, ma non vuole compromettere sulla qualità di una reflex. E da qui appunto Nex si pone come questo tipo di posizionamento. Quindi corpo compatto, circa il 40% più piccolo di una reflex, ma la possibilità di cambiare le occhi con attacco E e con adattatore con attacco A. Questo è il primo punto. Il secondo punto è la facilità di utilizzo, quindi la possibilità di utilizzare una macchina praticamente professionale in modo intuitivo, facile e veloce. E infatti Next ha un'interfaccia assolutamente facile da utilizzare, circa 72 shooting tips, ossia 72 consigli di guida pratica che vi guiderà nell'utilizzo della macchina e vi spiegherà come utilizzare al meglio le caratteristiche. Il terzo punto è fondamentalmente la possibilità, grazie mille Cristina, di filmare video in alta definizione. Infatti Next 5 è in grado di filmare video in 1080 interlacciato, quindi una funzione Full HD con cui filmare video della stessa qualità professionale di una videocamera. Next 3 è in grado di filmare fino a 720p, quindi un light HD. Quindi diciamo che i tre punti fondamentali di questo comparto sono compattezza, sono praticità, maneggevolezza, ma anche professionalità. Infatti questa camera monta un sensore APS-C HD CMOS Exmor, che è lo stesso montato dalle Alpha. Quindi la qualità di immagine, la grandezza del sensore è lo stesso garantito da una DSLR, ma da una reflex, ma in un corpo molto più compatto. Quindi diciamo che è un connubio di tecnologia ed eleganza e design. La differenza tra i due modelli, abbiamo di fatto due modelli, Next 3 e Next 5, giusto per chiarire quali sono le caratteristiche. I prodotti sono molto simili, le caratteristiche sono fondamentalmente le stesse. Tranne Next 5 dà la possibilità di filmare in 1080, quindi Full HD, mentre Next 3 filma in 720p. E poi anche l'impugnatura, quindi un grip che di Next 5 più pratica, più di fatto orientata alla DSLR, alla reflex, e la possibilità appunto di avere otturatore e accensione separato rispetto a Next 3. I due prodotti sono saranno disponibili da luglio e avranno entrambi la funzione di 3D sweep panorama, ossia, come sapete già sulle reflex, sulle fotocamere compatte Sony abbiamo la funzione panorama, quindi la possibilità di scattare foto in panorama. Da luglio, con un aggiornamento del firmware scaricabile da internet, sarà possibile avere foto 3D panorama. Quindi vi invito poi successivamente a vedere il 3D sweep panorama sul televisore Bravia. E cosa aggiungere? Direi che i due modelli sono disponibili con obiettivi da 16 mm, quello base, e da 18-55 lo step up. Quindi sia Next 3 che Next 5 sono disponibili con obiettivo 16 mm e poi 18-55. Io direi a questo punto di...